No Green Pass, libertà. Questo è il coro che si è levato questa mattina qui da Piazzale Lazzarini, dove si è convogliata la manifestazione No Green Pass annunciata in questi giorni. Una manifestazione diversa, doveva essere un corteo che dalla Palla di Pomodoro doveva muovere verso Piazza del Popolo. Non è stato autorizzato il corteo, è stata autorizzata la manifestazione in Piazzale Lazzarini e questo è lo scenario che vedete alle nostre spalle. Questa è la risposta di Pesaro alle piazze di tutta Italia, soprattutto quelle di Trieste. Questa è la nostra risposta sostanzialmente. Noi siamo semplicemente dei cittadini che lottano per la propria libertà. Noi non siamo qui per chiedere tamponi gratuiti, non siamo qui per fare queste richieste di seconda istanza. Noi siamo qui per chiedere l'immediata cancellazione del Green Pass, perché il Green Pass non è il mezzo per vaccinarsi, il Green Pass è il fine. Il Green Pass è il controllo digitale di tutta la popolazione, perché con il Green Pass, con un click ti danno un diritto e con un altro click te lo tolgono. Noi lo respingiamo al mittente. Tanti gli striscioni esposti, ma non solo, è stata tappezzata anche Piazzale Lazzarini, la fontana che vedete alle mie spalle, di tante copie di articoli che diciamo riportano episodi avversi al vaccino, di effetti collaterali spesso dannosi. Ecco, mi volevo soffermare su questa traduzione del regolamento europeo. È un regolamento del Parlamento europeo che indica come il Green Pass a livello europeo dovrebbe essere. Ecco, questo è stato fatto il 14 di giugno 2021, ma questo era quello originale, questo è quello tradotto mancante una frase molto importante, eccolo. Cioè, questo non può essere uno Stato credibile, un governo credibile che omette la traduzione di un articolo così importante emanato dal Parlamento europeo. Questo non è accettabile, quindi contestiamo al governo italiano la mancanza di trasparenza. Ricordiamo che l'Italia è l'unico paese europeo che ha norme così stringenti. Vediamo che in Germania, nonostante siano lo 65% di vaccinati, non c'è Green Pass, il lavoro è libero, non ci sono obblighi per i sanitari per vaccinarsi. Ed è dunque questa la cassa di risonanza che è emersa dal centro storico di Pesaro, da Piazzale Lazzarini, in questa prima giornata di obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro. Circa 150-200 persone radunatesi in maniera comunque ordinata e composta, senza disordini, persone di ogni età e anche di ogni categoria lavorativa, che hanno comunque lasciato intendere che potrebbe essere soltanto il primo di altre esternazioni di protesta in questa fase. Faccio un appello a tutti i lavoratori di resistere assolutamente. Non cedete ai ricatti, perché ai ricatti non si cede per nessun motivo.